Sotto la guida del Neo CT Guinovès inizia una nuova era per il rugby francese. Quattro gli esordienti in campo per la sfida contro l'Italia, tra cui la stella del Sevens Birimi Vakatawa. Tre gli esordienti in panchina. Con 14 vittorie in 16 partite contro l'Italia, la Francia è la netta favorita. Quattro gli esordienti in campo anche per il CT dell'Italia Jacques Brunel. Prima volta da titolare in apertura per il numero 10 delle Zebre Carlo Canna, preferito a Kelly Aimona. Gli azzurri inseguono la prima vittoria a Parigi nel torneo RBS 6 Nazioni. Buon inizio per l'Italia, che all'ottavo minuto guadagna il vantaggio grazie a un drop di Canna servito da Edoardo Gori. L'arbitro JP Doyle alza il braccio e assegna 3 punti agli azzurri. Dopo un fallo azzurro, Bézé sbaglia un calcio facile, ma la Francia non perde tempo e marca la propria presenza con una meta al 14° minuto. Molto buona la collaborazione tra Gedrasiak, Picamole e Medard, che si conclude con la meta all'esordio per Vakatawa, che in velocità evita agilmente il placcaggio. Un'azione precisa da parte del giocatore della nazionale Sevens, che non giocava nel rugby a 15 dal 2013. Pesi sbaglia la trasformazione, ma la Francia va in vantaggio per 5-3. Non si arrendono gli azzurri di Brunel, che per evitare di ripetere la prestazione di Roma dello scorso anno, reagiscono in modo positivo e non soccombono all'attacco francese. Paris si raccoglie da una touche al 26°. La difesa francese non riesce a fermare il drive del molo avanzante e il capitano italiano schiaccia in meta. L'Italia va in vantaggio per 8-5, ma Canna non trasforma e perde l'opportunità di guadagnare altri punti. Al 33° è la Francia ad avere la meglio. L'Italia concede un calcio di punizione. La Francia non va ai pali come ci si aspetta, ma gioca veloce con Ficou, che coglie la difesa azzurra di sorpresa e con un forte vantaggio numerico sulla fascia destra passa a Chouli, che anticipa Bellini sulla bandierina e va in meta. Impossibile per Bellini fermare l'imponente numero 7. La Francia va di nuovo in vantaggio per 10-8. Ma Bézé non trasforma per la terza volta di seguito. L'Italia ha un'altra possibilità prima della fine del primo tempo. Canna passa sul contatto a Campagnaro, che vola, ma viene placcato da Ficou. L'azzurro arriva corto sulla linea di meta. Bellissimo offload di Canna, ma l'azione sfuma e il primo tempo finisce 10-8 per la Francia. È l'Italia ad attaccare per prima nel secondo tempo, conquistando un calcio di punizione. Canna calcia e va a segno per la prima volta, portando l'Italia in vantaggio per 11-10. Entro un paio di minuti gli azzurri estendono il vantaggio. Parisse gioca di nuovo un ruolo fondamentale. Arriva corto sulla linea, ma il pallone viene riciclato velocemente. Canna sfonda e azzittisce il pubblico di casa. L'apertura delle Zebre trasforma e porta l'Italia a 18 in questa prima entusiasmante partita del torneo 2016. A metà del secondo tempo la Francia riesce a bucare la difesa e a rientrare in partita. Hugo Bonneval ne approfitta e schiaccia in meta all'angolo. Il giocatore dello Stade Français festeggia la sua seconda meta contro l'Italia, dopo quella dell'esordio di 2 anni fa. Plisson trasforma con un bel calcio dall'angolo e porta la Francia 17-18. L'Italia è ancora avanti a un quarto d'ora dalla fine. A 11 minuti dalla fine la Francia guadagna una punizione a poco più di 40 metri dai pali, che Plisson riesce a piazzare, portando la Francia in vantaggio per 20-18, in una partita che continua a cambiare direzione. A 6 minuti dalla fine, Kelly Aimona, entrato come sostituto, trova i pali e porta l'Italia in vantaggio per 21-20 in un finale avvincente. Altra opportunità per la Francia a 4 minuti dalla fine, dopo che Parisse va a terra e viene penalizzato per aver trattenuto il pallone. Il capitano contesta la decisione dell'arbitro Doyle senza successo.
è calcio per la Francia. Plisson va a segno dalla metà campo e porta la Francia in vantaggio per 23-21. Paris è visibilmente scontento della decisione arbitrale. L'Italia continua a far pressione anche dopo lo scadere degli 80 minuti, cercando un calcio per tornare avanti, ma la Francia mantiene la disciplina. Paris tenta un drop ma sbaglia e la Francia festeggia la 15ª vittoria in 17 partite contro l'Italia nell'RBS Sei Nazioni. Il nuovo CT Novès festeggia il suo 62esimo compleanno con una vittoria. Nella prossima giornata la Francia affronterà l'Irlanda, mentre l'Italia sfiderà l'Inghilterra a Roma. Risultato finale a Parigi, Francia 23, Italia 21.